Oggi io e Chiara vogliamo parlare di un argomento che è un po'... Cosa fare dopo la maturità? Cosa fare dopo la maturità? In molti danno per scontato che dopo le superiori si debba fare per forza l'università. Non è sempre questo il caso. Ad esempio, io e Chiara abbiamo un attimo messo in pausa la vita scolastica. Credo non perché avessimo voglia di farlo, perché avessimo programmato. No, siamo stati, diciamo, obbligati. Obbligati dalle scelte della vita. Entrambi avevamo le idee poco chiare sul tipo di università da scegliere e ci siamo ritrovati a fare dei test d'ingresso magari per università che non volevamo neanche fare. Ci rivolgiamo in particolar modo ai ragazzi che ancora sono alle superiori. Noi ci siamo diplomati qualche mese fa e quindi siamo ancora freschi di questo cambiamento. Se vi dovesse capitare di non andare all'università per un anno, non dovete pensare che comunque quello sarà un anno perso. Potete anche fare un'esperienza lavorativa di un anno. E soprattutto un anno in cui si possono sperimentare ancora di più le nostre passioni, sì. Si può cercare di capire veramente qual è la nostra strada, perché cioè, se andate a fare un'università che non vi piace non è la fine del mondo, però innanzitutto soldi sprecati, esatto. E tempo perso. Avere un anno di pausa non significa mettere in pausa la propria vita. Consideratelo come un pretesto per potervi dedicare alle vostre passioni che magari avete accantonato negli anni delle superiori. Tu ti sei sempre sentita sicura oppure... No. Anzi, gli open day mi hanno messo molto più confusione comunque. Infatti ho finito per fare due test d'ingresso in due università che non volevo fare. Dopo un po', secondo me, credo che l'importante sia avere la forza di rimboccarsi le maniche e far qualcosa della propria vita in questi 9 mesi. Non vi fidate di tutte quelle persone che dicono se voi state un anno senza università non troverete mai più la voglia di studiare, perché non è assolutamente vero. Perché se la voglia di studiare ce l'avete, ce l'avrete anche se state un anno senza università. In questo tempo si può lavorare, si può viaggiare, non è la fine del mondo se non scegliamo di fare l'università. Semplicemente avete scelto di prendere strade diverse, ma è giusto così, insomma. Fregatevene di chi vi giudica, di chi critica. L'ultimo punto penso sia quello di non sentirsi diversi, strani, falliti se non riuscite ad entrare nell'università in cui volete effettivamente entrare. Va bene anche così. Va bene anche così. Va bene anche così, sì. Chiudendo il video, rinnoviamo il nostro in bocca al lupo, in bocca al lupo per l'esame di maturità. Speriamo che questo video vi sia stato d'aiuto e speriamo che possa aiutarvi a riflettere. Chiunque stia guardando il video, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e ci vediamo alla... Alla? Ci vediamo alla... Al prossimo video! Sì.